Ciao a tutti, io sono Jenna e benvenuti sul mio canale. Oggi ho un tag particolarissimo, è un tag un po' più intrigante e un po' più sexy. E questo tag è stato creato da Aster Beauty. Vi lascerò nell'info box il link verso il suo canale. Le domande sono un po' hot. Andremo, io ancora, cioè. E siccome le domande sono un po' hot, abbiamo deciso di, io insieme a Aster Beauty, abbiamo deciso di renderlo vietato ai minori di 18 anni. Quindi andiamo a vedere. Prima domanda, se fossi un cosmetico, il sesso sarebbe un rossetto rosso, sicuramente. Cioè, per me è rossetto rosso. Shopping compulsivo nel periodo del ciclo, ti è mai capitato? Cosa vuoi comprare e perché? Oh cazzo. Allora, sì, mi capita non solo nel periodo del ciclo, mi capita un po' troppo spesso. E cosa compro, cose per me assolutamente, tipo trucchi, vestiti, forse vestiti un po' di meno perché mi sono ingrassata e mi scoccio di vedermi ancora più grassa dentro un negozio, vabbè. Terza domanda, un cibo particolare per sedurre e tenere in pugno il compagno o il marito? Un cibo. Fragole e panna o fragole e Nutella, perché il modo di mangiarle già rende sexy tutto l'insieme, quindi io penso che fragole con la panna o con la Nutella, già in sé. Solo a vederle su sexy, anche a mangiarle diventa ancora più intrigante. Un look con il quale ti senti volgare o un po' zoccola? Allora, spiega il perché. Il look, forse a dire la verità, io amo truccarmi, amo vestirmi anche un po' sexy, anche perché. Cioè, il mio essere è questo, cioè tirare fuori la grinta, sentirmi sempre positiva e quindi non mi sento volgare in nessun modo, sinceramente, anche perché prima di uscire di casa mi guardo allo specchio per non far paura a nessuno, però in fin dei conti non me ne frega niente degli altri, quindi io non mi sento volgare in nessun modo. Che profumo associeresti ad un gatto? Lo so che le amiche mie mi ammazzeranno, ma io non amo i gatti, ma solo i gatti, non è che non amo gli animali, non amo i gatti perché mi fanno paura. Quando ero piccola ho avuto un brutto trauma con un gatto e da allora cioè non è che mi infastidisco, mi fanno paura, cioè preferisco starne lontano, quindi associereste a un gatto forse l'odore della paura. Prossima domanda, fantasia truccosa preferita? Esempio, look particolare ancora non realizzato. Allora, mi piacerebbe essere truccata da un makeup artist, cioè voglio vedere questa cosa che da un essere umano normalissimo divento una strafiga da copertina, cioè a me mi piacerebbe tanto essere truccata proprio in modo professionale da una makeup artist che ti mette le luci giuste, le ombre giuste, no, mi piacerebbe tantissimo. E faresti mai un ritocchino al tuo corpo? Se sì, cosa cambieresti? Allora, qui si apre un mondo perché io mi rifarei tutta, cioè non è che mi rifarei tutta, però. Le rughe, assolutamente questa è l'espressione, mi alzerei un po' la faccia così mi stirerei un po' di acido ialuronico, un po' di acido sul labbro superiore, niente di eccessivo, qualche liposuzione, queste cose qua, sì, io me rifarei tutta, sinceramente. Prossima domanda.
un prodotto, qualsiasi cosmetico o di uso comune che trovi inutile o insopportabile e vorresti eliminare. Spiega il perché. Io trovo inutile il primer occhi. Non so perché, cioè, io non vedo tutta questa differenza. Per me è un prodotto assolutamente inutile, perché a me il trucco mi tiene uguale tutto il giorno. Cioè, forse perché se usassi prodotti di poca qualità non reggerebbe, però a me io non vedo tutta questa... Oh, ho messo il primer occhi, cioè, cioè, non vedo la differenza. Per me il primer occhi è inutile. Prossima domanda. Situazioni nella vita in cui hai rosicato di brutto. Mi hanno bocciato una volta all'università, un esame all'università, e io mi ritengo abbastanza, cioè, brava, non bravissima, però manco una capra, e quindi essere bocciata per me è stata una sconfitta, e vedere gente che magari non se la meritava di passare, che è passato rosicato di brutto, cioè mi rodeva proprio il culo, cioè proprio del brutto. Perché dicevo, ma come cazzo si fa? Però era anche colpa mia, perché non avevo studiato, forse non abbastanza, non avevo proprio studiato, e non so con quale coraggio mi sono presentata. Vabbè. L'ultima domanda: se fossi eletta a capo del governo, cosa cambieresti prima di tutto? Prima di tutto cambierei i stipendi, e lo dico sul serio, non dico, non sono ipocrita, perché io penso che con i milioni di euro che si spendono per gli stipendi di, non so, io non, c'ho pure l'esame di diritto tra un po' e ancora non studio, non so, che so, 600 parlamentari, più, che so, 600 senatori, deputati, 300, comunque so un boato di gente che percepisce 18.000 euro al mese, e sommato... lo Stato italiano spende milioni per questi stipendi, per non parlare di agevolazioni che c'hanno, eccetera, eccetera. Ebbene sì, io ridurrei gli stipendi a questi signori, e quei milioni di euro risparmiati ogni mese cercherei di investire nell'istruzione. L'ultima domanda, vabbè, pensavo che era peggio, però vabbè, ma alla fine si può fare. Cioè, non è... Alla fine non lo metterò vietato ai 18 anni, tanto... I ragazzi dei 18 anni sono ancora più svegli. Tagherò qualcuno, cioè naturalmente tagherò Aster Beauty, che ancora non l'ha fatto, anche se lei ha creato questo tag. Tagherò Merrick Love Makeup, spero che mi sono ricordato, amori. Vabbè, metterò il link in info box. Tago Desiree di Cat Sister, mazza, mi sono ricordata io quei nomi. Poi tago Valeria del canale A Tutto Tondo VED, spero che non mi ammazza tuo marito. E basta, spero che il video vi è piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.